Pensavate volessi parlare delle maschere e invece sono qui per parlarvi ancora una volta delle pinne C4. Come già visto in un altro video parlando della nuova gamma di pinne in plastica della C4, vi dissi che c'erano dei modelli che non erano stati ancora consegnati e non vi parlai dell'ultima novità che avete intravisto all'inizio del video. Quindi questo vuole essere quasi un compendio, un completamento all'altro video che troverete in coda a questo cliccando sul link per poter andarlo a vedere e completare la gamma e capire come la C4 ha diversificato tutti i prodotti, tralasciando le pale in carbonio di cui magari se vorrete e me lo scrivete nei commenti faremo altro video per guardare tutte le caratteristiche e tutti i modelli, ma qualcosa abbiamo fatto anche sulle AMB, quindi ce n'è per tutti i gusti. Ricorderete, e se non l'avete fatto andate a vedere il video, che abbiamo parlato del ritorno alla plastica di C4 partendo da un modello, chiamiamolo base, ma che ha delle caratteristiche volute, una pinna corta in tecnopolimero con scarpetta sempre la 250 termosaldata, cioè non la posso smontare. Corta per il basso fondo, corta da allenamento in piscina, corta per fisici e muscolature esili, ma disponibile poi in tutte le calzate con un'unica durezza, ma con una pala bella flessibile che lavora tranquillamente. Leggera, economica, non parlo di prezzi, ma li trovate in ordine economico sul mio sito www.scubazzashop.com, trovate tutto, quindi ce n'è per tutti. A seguito della Storm, come dissi nell'altro video, c'era la Predator che non era ancora arrivata, adesso finalmente è in consegna. Anche questa molto semplice, molto lineare, ma con le stesse caratteristiche della Storm di rinforzo sulla pala e di deflettori per convogliare l'acqua, con una punta volutamente diversa per distinguerla e con una lunghezza ovviamente diversa. Anche questa termosaldata, anche questa nelle sette calzate della 250, anche questa molto leggera, economica e anche questa flessibile. Un po' più dura della Storm, ovviamente è più lunga e serve per dei lavori, diciamo, di base, di battaglia, quella che potremmo definire la pinna da basso fondo, da struscia panza, o per la pescata invernale cattiva dove ho bisogno di spinta, ma non devo starmi a preoccupare se la pinna si rovina o meno, in un costo molto contenuto. Vi ho già parlato di una sorella quasi, ma con la scarpetta staccabile, che è la Max con due X della Dessau. La Dessau è la linea collegata alla C4, ma la scarpetta è la 350, quindi 100 grammi in più. Una pala molto simile a quella della Predator, come vedete, sia come forma che come design e ovviamente come durezza, ma con la possibilità di poter intercambiare pala e scarpetta. Sempre la 350 invece ha 5 calzate, quindi diversa dalla 250. Ovviamente, potendo cambiare pala o scarpetta, posso decidere di passare da una prima esperienza alla plastica a poi avere una pala in carbonio. Successiva alla Max c'è l'ormai famosa UP, o meglio Umberto Pellizzari, che ne ha messo la firma e ne ha fatto un cavallo di battaglia, con tutte le caratteristiche che già conoscete, quindi pala in tecnopolimero con richiamo del carbonio, ma carbonio non è, con i longheroni, o meglio i deflettori, i water rail, come volete chiamare voi, in silicone bianco, due durezze di pala e la classica firma di Pellizzari con la coda, di delfino. Anche questa con la scarpetta 250 e con le 7 calzate disponibili. Le novità di questa pinna sono le colorazioni delle pale, perché nella linea apnea, ma io direi che neanche i pescatori disdegnano perché comunque in un certo qual modo sono colori che diventano mimetici in acqua, la stessa pala è stata creata in colorazione silver e in colorazione gold. Un tocco di estetica che non fa male, ma che poi risulta piacevole, simpatica, accattivante. Ma vengo finalmente a quello che sicuramente è la cosa che più mi interessa. La grossa novità, se così si può dire, è questa. Una pala trasparente in tecnopolimero, veramente trasparente, con una lavorazione di sabbiatura sulla pala per richiamare lo stesso design della OP, ma che comunque in acqua scompare del tutto, rendendola totalmente mimetica. Un tecnopolimero che comunque ha una sua rigidità, ma allo stesso tempo flessibilità, quindi una pala del genere potrebbe essere pensata per
gambe molli, e invece vi posso garantire che sotto le mani si fa la sua forza, quindi spinge. Se avete visto qualche video in televisione o su YouTube di Umberto a Y40, quando l'ha usata si vede che scende, c'è sceso a 40 metri senza problemi. Su questa pinna, che oserei chiamare di seta per come la C4 ce la presenta, è opportuno dare delle parole in più di spiegazione, perché può sembrare una pinna delicata. Non a caso veniamo da esperienze precedenti di un altro modello trasparente che faceva un'altra azienda, la Homer, la Ice, delle quali non è sopravvissuta nessuna, si sono rotte tutte, io pure le ho avute, anche quelle si sono rotte, perché il materiale era realmente molto fragile. Su questo è stato fatto uno studio, ci hanno messo più di un anno per farle uscire, proprio per lavorare su un tecnopolimero che desse la possibilità di essere maltrattato durante le fasi di pesca, ma potesse essere resistente e non dare segni di cedimento. L'unica accortezza che l'azienda chiede per evitare, diciamo, con contraddizioni con i clienti, o meglio, dei contenziosi con i clienti, ecco, la possibilità di... O meglio, il suggerimento da parte dell'azienda di conservare le pinne non appoggiate orizzontalmente in questo modo o in questo modo, ma attraverso dei ganci che la stessa azienda fornisce, da mettere nella scarpetta per poterle poi appendere in un armadio o dovunque volete, in modo che la pinna stia appesa e la pala sia sempre verticale. Addirittura viene allegata nella confezione una spiegazione, dove vi dice tutto quanto. Mai lasciarle al sole, perché ovviamente il trasparente tende a ingiallire, ma risente anche molto del calore, quindi una pinna per certi versi delicata, ma per le nostre attività comunque dall'ottima resa. Quello che non è stato detto nell'altro video, quando abbiamo parlato delle varie pinne, è che, come ho già accennato, la 250 porta 7 calzate, la 350 ne porta 5. Dopo un anno di esperienza, clientela, piscina, prove e controprove, vi posso dire che abbiamo la possibilità, avete la possibilità di scegliere tra le due calzate anche invertendo le pale. Mi spiego meglio. Se è vero che la Max, per fare un esempio, viene fornita con la scarpetta 350, è altrettanto vero che se la scarpetta, il mio piede non lavora bene in questa scarpetta, posso provare a cambiare con la 250 e montare tranquillamente la 250 sulla pala Max. Questo vale ovviamente al contrario, anche se ragionassimo sulla Pellizzari per mettere la 350. Quindi avete le pale di serie, così come le presenta l'azienda, che si possono invertire con le scarpette, anche perché le due scarpette sono leggermente diverse. Prendiamo dei numeri molto simili. Mentre la 250 è più leggera ed è più bassa, la 350 è molto più accollata, però ha un collo più pronunciato per chi come me ha problemi di collo alto. E anche la pianta è un po' più generosa, quindi un po' più larga. Quindi collo alto e pianta larga magari lavorano appannaggio della 350 piuttosto che della 250. Laddove, nonostante questo, non si riesca a trovare una soluzione valida, la C4 ha creato anche le solette ergonomiche, che non sono degli spessori, sono delle vere e proprie solette con dei rinforzi proprio affinché il piede possa lavorare al meglio all'interno della pinna. E vanno a colmare quei vuoti che ci possono essere quando la scarpetta non è adatta o il piede magari è troppo sottile, o se devo cambiare calzare a seconda della stagione, perché con una scarpetta, cambiando lo spessore dei calzari, posso aggiungere o togliere queste e quindi risolvere l'annoso problema di dover avere due se non tre paia di pinne per poter andare in acqua. I numeri ci sono tutti e i colori adesso anche. Manca la parte in carbonio, ma se vorrete, come vi ho già detto, ne parleremo prossimamente. Un'altra occhiata alla nuova maschera che fa impazzire tutti per quanto è bella, ma se volete parleremo anche di questo in un prossimo video. E io vi lascio così, diciamo senza filtri. Se avete altre domande, dubbi, curiosità, scrivetemi pure e ricordatevi il sito www.scubazarshop.com. Ciao e alla prossima!